Radio Luna. È la seconda parte dell'appuntamento odierno su Radio Luna con Chas Papa. Di là c'è Marco Pece, con noi ci sono i Vito. Senti, sentite, insomma, prima del Covid voi siete stati a Sanremo. Anche vogliamo sì. Ricordare che cosa avete fatto? No. Siamo stati ospiti di Junior Kelly, che era in gara e ci ha invitati un po' all'ultimo. Siamo stati felici di andare. Abbiamo fatto un grande classico della musica italiana, Vado al massimo di Vasco Rossi. Abbiamo avuto l'onore di cantare Il Grande Vasco. Sì, e di ricevere anche complimenti da lui, quindi è stato bello, una bella esperienza. Senti, ma invece nell'ambiente lavorativo, con quali colleghi siete in amicizia? O c'è ognuno sgomita per fatti propri? No, siamo amici un po' di tutti quelli che abbiamo incontrato. Poi è chiaro che un'amicizia vera e propria è un altro discorso. Però sai, a Milano un po' si fa network anche così. Sì, anzi, si fa solo quello praticamente. Ragazzi, tutte e due rispondete. Tu da Mirabello, tu il paese, non, proprio Bari, città? No, provincia di Bari, Grumoappula. Ecco, cosa vi hanno detto quando avete detto io me ne vado, voglio fare il cantante? Immagino i nonni, per esempio. Ah, vabbè, sì, i nonni. Una fatica. Il posto fisso. Il posto tipo. Vabbè, insomma, che ti hanno detto concorsi. A te, Giuseppe? Principalmente, cioè, sono partito da Bari per questioni di università. Ah, e okay, poi successivamente ho conosciuto la musica e cantare. Cioè, quindi facevo quello la sera in piazzetta, eccetera, eccetera, con gli altri. E poi ho conosciuto Giuseppe. Quindi tu stessa trafila così. Io sì, non l'ho detto, sono partito e basta. Detto, un ciao, giorno ciao, avrete qua. Notizie da me. No, perché voglio dire, sai, lasciare un paese da giovanissimi, Molisano soprattutto, ma penso che in provincia di Bari sia più o meno la stessa cosa, in giovane età e partire, non dico per l'ignoto, però sai, insomma, con un bel punto interrogativo, insomma. Sì, forse prima del Covid era diverso. Comunque è un'esperienza, cioè quando vai via da un paesino come il mio, come il suo, comunque fai un'esperienza per una grande città e conosci, diciamo, la vita come la vivono lì, cioè anche il modo di uscire la sera, certo. Il modo di suonare la chitarra in piazza. Io non avevo mai frequentato un posto simile a quello che poi sono andato a frequentare lì a Roma. Quindi già quella è un'esperienza. Un'esperienza che il tuo cervello va in una certa direzione. E fra 5 anni dove vi vedete? Ma intanto se siamo ancora vivi. Sto leggendo un libro che dice di vivere adesso, quindi. Perfetto, beh, insomma, mi sembra giusto. Sì. Allora, siete al lavoro su un nuovo disco, mi pare. Sì, che finalmente. Sì. Di che parliamo? Tra l'altro, il Molise è stata terra fertile per molte di queste canzoni. Quindi sì. Io venivo in Molise da Giuseppe, lui veniva da me in Puglia per scrivere. Hai visto che bello, Mirabello? Molto bello, molto bello. Certo. Ma il Molise, secondo me, cioè, quando lo conosci, poi capisci che è sottovalutato alla grande. Giuseppe, hai fatto mangiare tutto quello che si deve mangiare. Sì. Prima avete accennato con la chitarra, che si chiama Bella come Roma. La genesi di questa canzone? Questa, come le migliori canzoni, è nata veramente da un gioco in cucina con la chitarra in mano e tanta spontaneità. Poi è stata la nostra, diciamo, prima canzone e la più fortunata, perché ci ha permesso poi di fare questo a tempo pieno. È tanta sofferenza pregressa che poi ti ha portato. Esatto. Però Giuseppe, io ti ho fatto portare la chitarra, la devi prendere adesso. Agli ordini. Visto siamo che siamo qui, pronti. Insomma. Allora, voi avete fatto tante canzoni comunque, non è che ne avete fatte poche. Beh, abbiamo fatte forse anche un centinaio fino adesso. Cosa? Alcune sono uscite, altre no. Altre usciranno, poi ci direte quando uscirà il disco, perché siete al lavoro, no? Siamo al lavoro, siamo. Quante canzoni d'arrivo. Avete per scritto? Almeno 35 buone ce le abbiamo. Per questo disco abbiamo fatto una grande. State a posto per 10 anni. Sai cosa? Siamo stati anche un po' per scelta fermi e concentrati per scrivere questo disco. Nell'ultimo tempo abbiamo cambiato casa discografica e stiamo ripartendo con appunto un nuovo progetto. E quindi abbiamo scritto tanti pezzi. Facciamo una cernita di forse 10, 12, esatto. Che cosa ci fate ascoltare invece? Lisbona? Siete stati a Lisbona, sì. Sì, certo. E questo è quello, questo è il racconto. Questo no? È il racconto. La tua macchina.
macchina ancora là nel viale, come le parole nella gola che non vogliono andare giù. Vogliamo sempre di più, di più, di più. Il tempo non la smette di passare, un'altra sigaretta brucia un po' di luce tra le mie mani, poi diventa cenere come fai te. E se è andata che era troppo presto, non ero pronto però fa lo stesso, e fa lo stesso. E vorrei dirti troppe cose ancora, svegliarti presto, partire per Lisbona, fuori contesto, fuori stagione, due matti insieme senza una ragione. E vorrei dirti troppe cose ancora, svegliarti presto, partire per Lisbona. Bravi, bravi, bravi. Voi siete in Molise non solo perché tu sei molisano, ma perché sabato prossimo, il 5 agosto, vi esibite a Mirabello, giusto? Esatto. Dove? Yes. In che luogo? Sì. Al campo? Al dove? In piazza. In piazza, in piazza principale. Ci l'abbiamo, siamo... l'abbiamo chiamato concerto a casa proprio, live a casa 2023. Ah, che bello. Per ripartire da casa, e questo è un buon evento unico, perché quest'estate stiamo facendo poche cose, spot, questa è la più grande, e poi ripartiremo con le date nei club quando uscirà il disco entro la fine di quest'anno. Sì. Quindi come dicevo, comunque Mirabello è stato un luogo molto caro alle canzoni nuove che abbiamo scritto, e quindi abbiamo voluto omaggiare con questo concerto quello che ci ha dato fino ad ora. Sì, andiamo indietro qualcosa al borgo. Beh, insomma, mai dimenticare le proprie origini, no? Assolutamente. Cioè, è ovvio, uno va via, insomma, succede, però le origini vanno ricordate, i parenti, gli amici, chi vi ha aiutato quando... Sì, poi sai, è una cosa, è un progetto che nasce come due fuorisede, no? Quindi in questo momento, in questo momento storico del progetto, pensavamo fosse giusto rendere omaggio alle origini. Perché se nasce da fuorisede, tu sei a Milano, sei a Roma, sei a Bologna, sei andato in giro per tutta l'Italia, poi ad un certo punto, quando si ferma un attimo il tuo mood per scrivere il secondo album, a un certo punto è giusto rendere omaggio anche a quelle persone che ti hanno supportato, magari certo, quando sei stato a Sanremo, che ti esatto, scrivevano, eccetera, eccetera. Quindi certo. Beh, dovete andare pure al suo paese allora, Giuseppe. Certo. Ma è certo, in programma, prossimamente sì. Diamine, insomma. Quindi, quindi vi esibirete, avete un repertorio a questo punto che potrebbe sì, durare pure due ore il concerto. Certo, cioè, facciamo tutti i pezzi del disco, del disco già uscito nel 2018, poi facciamo tutti i singoli che sono usciti dopo, perché poi siamo stati fermi, ma non fermissimi, nel senso abbiamo continuato a pubblicare diversi singoli ogni anno dal disco in poi, okay, fino ad arrivare appunto al secondo album che arriverà a breve. Quindi, prima di sì, Natale, la scaletta è bella natalizia. Ma avete una band che vi segue oppure... Sì, abbiamo la nostra band che ci ha seguito nel corso dei tre precedenti tour. Li vogliamo salutare? Ma certo, li salutiamo e li invitiamo ad essere puntuali alle prove.